cerchiamo voli economici, li cerchiamo, a parte questi entusiasmi inutili, che comunque poi non sono tanto inutili, quando io cerco voli mi entusiasmo un sacco. Ti faccio vedere in questo video come cerco io i voli economici utilizzando Skyscanner, uno dei comparatori di prezzo più utilizzati al mondo. In Italia, come sai, io utilizzo spesso e volentieri sia Skyscanner che Kayak che Vipry, però Skyscanner lo utilizzo sempre, per cui diciamo che è un buon punto di partenza. Sei già iscritto o iscritta al canale YouTube di Viaggio Vero? Se non sei ancora, poco male, perché puoi rimediare con il pulsante rosso iscriviti che trovi qui sotto, ma clicca anche sulla campanella lì a fianco, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti e le notifiche ai video nuovi che andrò a pubblicare. Da gennaio 2020 è anche possibile abbonarsi a questo canale YouTube con una piccolissima cifra mensile che aiuta anche a sostenere il progetto di Viaggio Vero, e per questo già ti ringrazio, grazie. E se sei abbonato però ricevi anche tanti vantaggi, come tanti video in esclusiva solo per te, la possibilità di essere con me in sala online una volta al mese, ne hai il diritto in quanto abbonato o abbonata, di essere in diretta con me in sala online il giovedì sera durante Giovedì in Viaggio, la trasmissione in diretta. Ci sono le playlist segrete, quelle dove faccio corsi, dove do consigli ulteriori, soprattutto sono corsi come lavorare online, ad esempio, eccetera, e sono completamente gratuite per gli abbonati, per tutti gli altri sono a pagamento. Ricevi in anteprima i titoli delle uscite, gli argomenti delle uscite della settimana successiva e tanti altri vantaggi, soprattutto nei mesi prossimi ce ne saranno ancora di più. Ti spiego intanto quelli che ci sono brevemente in un video che trovi qui sotto. Ma ora la sigla e poi ci buttiamo direttamente a video sul mio computer e ti faccio vedere come trovare voli economici attraverso Skyscanner. Eccoci atterrati sulla home page di Skyscanner. In questa simulazione andrò a vedere quattro casistiche, quattro casi per ricercare voli che secondo me comprendono in questo modo il 99% delle possibilità, quindi immagino che tu possa rientrare in una di queste quattro casistiche. Questi quattro casi li metterò in fila dal meno flessibile, ovvero da quello in cui sarà più difficile trovare buone tariffe, fino ad arrivare al caso con maggiore flessibilità, ovvero quello dove c'è molta più possibilità e molto più semplice trovare ottime tariffe. Come dicevamo, siamo sulla home page di Skyscanner, uno dei siti di comparatori di prezzi per i voli che utilizzo maggiormente. Quello che stiamo facendo lo stiamo facendo da computer, ma vale la stessa identica cosa, tutte le funzioni ci sono anche nell'applicazione che puoi scaricare su smartphone, tablet, eccetera, sia per Android che per iOS. Il primo caso è quello in cui tu hai delle date fisse in cui puoi andare via, non puoi cambiare, non sei flessibile con le date, e hai anche già una destinazione scelta, un sogno, vuoi andare in quel luogo. Ad esempio, noi adesso qua non mi da Bologna perché è l'aeroporto grande più vicino, ma noi andiamo a mettere per questo esempio un Milano qualsiasi verso ad esempio Valencia, ok, Spagna, e io posso andarci a Valencia in Spagna il weekend lungo da giovedì 22 fino a domenica 25 ottobre, quindi 22/10, 25/10, sono questi i giorni in cui io posso andare a Valencia e ci voglio andare dall'aeroporto di Milano. Facciamo l'esempio di due adulti, che è anche quello che maggiori casistiche. Come vedi, in questo periodo ti ha inserito in più Skyscanner, che prima non c'era o era più nascosta, puoi spuntare solo biglietti flessibili. Io non la spunterò, però è utilizzato in questo periodo storico in cui vuoi cercare biglietti che abbiano la possibilità di essere cambiati senza costi aggiuntivi, eccetera eccetera. Noi qua facciamo una simulazione, quindi andiamo avanti e clicchiamo su cerca voli, dando il tempo a Skyscanner di macinare un po' la ricerca. Ecco che ci dà i risultati. I risultati, come dicevo, sono fissi, ovvero abbiamo cercato un volo da Milano, da uno degli aeroporti di Milano verso Valencia, quindi destinazione fissa, in date fisse, ovvero fine di ottobre. Il volo più economico che abbiamo trovato è di 30 euro circa a persona, quindi 60 euro circa in totale, con Ryanair, partendo da Malpensa e arrivando a Valencia, ripartendo da Valencia e andando a Malpensa. Così a occhio anche gli orari sono buoni. Qui vedi quando hai questi
segnali rossi, cioè il nome dell'aeroporto è cerchiato di rosso, è evidenziato in rosato, rosso, vuol dire che arrivo, parto da un aeroporto e rientro su un altro aeroporto. A volte è fattibile, a volte no, però è bene indicato e ti viene bene indicato. Per questa simulazione io clicco sulla prima offerta, quella diretta di Ryanair da Malpensa a Valencia e viceversa, con orari che già mi piacevano, ed ecco che la pagina mi spiega che il prezzo più basso l'ha trovato proprio andando a comprare sul sito della compagnia aerea, ovvero sul sito di Ryanair, cosa che spesso e volentieri consiglio. Ci sono tanti siti, poi questi che vedi qua sono siti abbastanza sicuri, soprattutto Opodo, Travelgenio, iDreams, però ci sono anche alcuni che hanno avuto dei problemi, hanno dato dei problemi in questo ultimo periodo di Covid, come Kiwi, FlightTX, eccetera, che hanno un po' fatto i furbini nella richiesta di rimborso, eccetera, eccetera. Per cui, se devo darti un consiglio, compra sempre dalla compagnia aerea, se c'è la possibilità di farlo, in questo periodo un po' particolare. Dopo, chiaramente, che hai fatto la ricerca tramite un comparatore di prezzo per avere un quadro più chiaro e generale. Siamo tornati all'home page di Skyscanner e andiamo con il caso numero 2. Il caso numero 2 in cui tu sappia dove andare, cioè tu vuoi andare a Valencia da un aeroporto di Milano, quindi tu la destinazione, il tuo sogno è quello, cioè hai già deciso che andrai lì, ma hai flessibilità nelle date. Sì, hai flessibilità nelle date perché puoi scegliere di andare un weekend piuttosto che un altro, oppure puoi anche andare via durante la settimana. Come fare? Benissimo, se noi clicchiamo sulle date, a questo punto possiamo cliccare su tutto il mese e possiamo dirgli: va bene, andiamo via a ottobre, possiamo scegliere il mese di ottobre in generale o il mese di novembre, comunque scegliamo il mese di ottobre, gli diciamo che la partenza sarà in ottobre e il ritorno sarà in ottobre. Possiamo anche andare a mettere che il ritorno sia in novembre, così andiamo anche a vedere ad esempio partenze di fine ottobre e rientro di inizio novembre, ma no, per questa simulazione noi comunque teniamo ottobre 2020 come ritorno. Due viaggiatori come prime, clicchiamo su cerca voli. Anche in questo caso lo lasciamo macinare un attimino e cosa ci viene mostrato? Un calendario dove abbiamo colori diversi, dove ci viene detto che il verde sarà economico, il giallino, arancione, medio e il rosso costoso. Poi, come avete visto, che costoso per lui è anche 20 euro rispetto a 15, dipende il rapporto fra costo minimo e costo massimo. A questo punto noi abbiamo la fotografia dei prezzi che abbiamo. Come puoi vedere sono tanti i pallini verdi e rossi su ottobre andata e molto meno su ottobre ritorno. Ma noi cosa facciamo? Proviamo a cliccare intanto una partenza, ad esempio il 28 di ottobre. Come vedi mi fa vedere comunque i rientri a costo minore. Ora a questo punto possiamo vedere che i ritorni, se io ritorno fino al 31, mi costa 15 euro il ritorno. A me può andare bene, vedo in questo caso volo a costo minimo andata, costo minimo ritorno, in questo caso mi costa identico a quello che abbiamo visto prima con le date fisse, ma è un caso, signori, perché spesso e volentieri con le date fisse spendete molto di più. Invece con le date flessibili spendete molto di meno. In questo caso se clicchiamo su mostra voli mi riporterà alla pagina che abbiamo visto anche prima con i voli a che costano 30 euro e da dove. Ed eccoci qui, come detto, che è appunto il volo anche questo da Malpensa con partenza alle 15.45 su Valencia e rientro alle 13.05 con arrivo a Malpensa alle 15. Costo 30 euro a persona, totale 60 euro. Diciamo che qui non cambia niente, ma signori è un caso, perché spesso e volentieri sulle date fisse è molto molto diverso il prezzo. Eccoci nuovamente per la terza volta sulla home page di Skyscanner con il terzo caso, la terza casistica, ovvero abbiamo le date fisse, quindi andiamo a scegliere nuovamente le date specifiche che avevamo scelto prima, quindi con partenza ad esempio il, abbiamo detto, giovedì 22 e rientro domenica 25 come diciamo weekend lungo, però non abbiamo
ben chiaro dove vogliamo andare. Quindi potremmo avere, qui ti divido ancora la casistica, potremmo avere l'idea di andare in una nazione, quindi ad esempio vogliamo andare in Spagna e quindi qui possiamo scrivere Spagna e ci darà tutta una serie di tariffe per la Spagna. Oppure non abbiamo proprio idea di dove vogliamo andare, clicchiamo, cominciamo a scrivere ovunque e lui mi aiuta dicendo non riesci a decidere dove, fai clic qui per cercare ovunque. In questo modo lui mi cercherà tutti i voli da andata e ritorno da Milano, da uno di qualsiasi degli aeroporti di Milano, a qualsiasi destinazione in queste date, dal 22.10 al 25.10 per due viaggiatori e me li ordinerà in base ai prezzi. Clicchiamo su cerca voli e diamo un'occhiata. Come vedete qui la flessibilità è massima, nel senso che sì, ho le date fisse, ma è anche vero che ho flessibilità sulle varie destinazioni. Quindi lui mi dice che se voglio andare in Bulgaria ci saranno dei giorni, cioè almeno un volo andata e ritorno, che mi costa 16 euro a persona. 16 euro a persona andata e ritorno. Se voglio viaggiare in Italia ci sarà almeno una destinazione in Italia che mi costa 16 euro andata e ritorno. In Grecia 20 euro, a Malta 20 euro. Nei Paesi Bassi ci sarà una destinazione che mi costa 20 euro andata e ritorno, così via per la Romania, Spagna, eccetera, 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 a salire. Quindi, non lo so, a me viene l'idea e mi è venuta voglia di fare un giro, ad esempio, in Italia, voglio rimanere in Italia, quindi apro e mi dice che il volo per Catania diretto in queste date, partendo giovedì 22, arrivando e ripartendo il 25-10, ho da Milano, da uno degli aeroporti di Milano, un volo diretto andata e ritorno da Catania a 16 euro, pazzesco, a Palermo 16 euro, Cagliari 23 euro. Quindi io ad esempio io voglio andare a Palermo, quindi clicco da 16 euro, vediamo se esistono veramente questi voli e anche in questo caso gli diamo un attimo di tempo per fare tutte le ricerche del mondo, ma sì, esiste il volo a 16 euro, anzi ne esistono di più, sono voli separati, cioè voli diversi con compagnie diverse, c'è un volo di andata con Ryanair e un volo di ritorno con Wizz Air, con orari mattutino all'andata e rientro alla sera, quindi va anche bene rientro la sera della domenica, e però tutti e due rientrano a Malpensa, quindi sono abbastanza comodo perché entrambi rientrano nello stesso luogo. Se però non vuoi fare due voli diversi, cioè non vuoi fare voli con due compagnie diverse ma vuoi una sola compagnia, ad esempio puoi prendere il Wizz Air che è diretto sempre da Malpensa su Palermo a 16 euro, sempre, non cambia nulla, quindi perché no? E poi ci sono anche altri orari. Benissimo, quindi abbiamo trovato un volo diretto a 16 euro andata e ritorno come tariffa base, chiaramente senza opzioni aggiunte, che costerà per due persone 32 euro in totale. Pazzesco, molto molto bello come scelta e come possibilità. Come hai visto, stiamo crescendo in ambito di flessibilità, cioè più siamo flessibili più possibilità abbiamo. Torniamo per l'ultima volta sulla home page di Skyscanner. Perché? Perché abbiamo l'ultima possibilità, quella più flessibile, la casistica più flessibile. Io voglio partire da Milano, da un qualsiasi aeroporto di Milano, non so dove andare, quindi mi faccio aiutare e mi dice non riesce a decidere dove, clicco su ovunque, ma ho anche la flessibilità delle date. Gli dico che io voglio partire a novembre, ad esempio, voglio partire a novembre, tutto il mese di novembre, scusate, avevo fatto un errore, rientriamo anche a novembre, sempre due viaggiatori e clicchiamo su cerca voli. E qui abbiamo appunto la massima flessibilità. Mi dice che a novembre posso volare in Spagna, andata e ritorno con 11 euro. 11 euro a passeggero per andata e ritorno. Posso volare in Italia a 13 euro, andata e ritorno. Posso volare in Romania a 14 euro, in Grecia 15, in Bulgaria 16 e in Regno Unito 17, in 18 Paesi Bassi. Potrei andare avanti. Comunque, fino a 20 euro posso volare veramente in tantissime nazioni. E allora dove posso volare? In Spagna a 11 euro, ad esempio, a Santander. Posso volare a Santander, andata e ritorno a 11 euro. Posso volare a Barcellona, andata e ritorno a 15 euro. Ad Alicante a 20, a Ibiza a 20, a Minorca a 20, a Palma di Mallorca a 20, a Santiago a 20.
Insomma, tante tante possibilità. E come abbiamo fatto per le altre casistiche, non dovrai fare altro che cliccare sul prezzo che ti interessa, verrai portato al calendario e da lì potrai scegliere le date, visto che sei flessibile, e partire nei giorni in cui trovi le tariffe migliori. Queste che ti ho fatto vedere sono le 4 casistiche in cui rientri nel 99% delle volte quando cerchi un volo. Però è chiaro che più sei flessibile, più riuscirai a risparmiare. Più sei flessibile in un caso o nell'altro, nel caso di date o nel caso di destinazioni, più è facile che riuscirai a volare, arrivare a una destinazione con delle cifre molto molto basse. Poi in questo caso abbiamo visto che è un periodo in cui, poi andiamo verso un periodo anche autunno-inverno, in cui le tariffe sono comunque basse. Però normalmente non è così, spesso e volentieri quando abbiamo delle date fisse e un luogo fisso dove vogliamo andare, è chiaro che andremo a spendere molto di più che gli altri casi. Questo è il modus operandi che io utilizzo più o meno sempre per fare una prima ricerca dei voli economici quando ho voglia di andare da qualche parte. Provaci, fammi sapere come ti trovi e ora torniamo sul mio faccione per i saluti finali. Credo di aver coperto tante delle casistiche, quasi tutte, in modo che tu possa rientrare in una di queste. E in questo modo questo video ti servirà proprio per trovare voli economici, per utilizzare quel modus operandi che io utilizzo più o meno sempre. Ti ricordo di iscriverti al Mondo Viaggio Vero completamente gratuito, ricevi anche la newsletter 2-3 volte al mese dove ci sono dei consigli molto pratici e c'è anche tutto il recap dei migliori video, delle uscite migliori del mese fino a quel momento. Trovi il link per iscriverti qui sotto in descrizione. Chiudo con i miei social media, la pagina Facebook di viaggiovero.com, fai mi piace e diventa fan anche lì, su Instagram mi trovi come @viaggiovero e ci sono anche le storie giornaliere dove parlo di altre cose rispetto a quelle che trovi qui sul canale YouTube, anche di altre nicchie, di altri argomenti, eccetera, eccetera. Insomma, ci conosciamo meglio. Se questo video ti è piaciuto, pollice verso l'alto, aiuta a crescere il canale, mi fai tanto, tanto felice, grazie mille. E se vuoi lasciare un commento, lo spazio è qui sotto. E se devi ancora iscriverti al canale YouTube, è il momento di farlo. Qui sotto vedi la faccia sorridente, che è anche il logo di Viaggio Vero. Ci clicchi sopra, clicchi anche sulla campanella di a fianco, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti e anche le notifiche quando farò uscire nuovi video. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero.